Una prestigiosa vetrina per l'agricoltura di qualità e per le opportunità davvero molteplici che offre. In sintesi è questa la Tre Giorni all'insegna della birra agricola, dei prodotti tipici, artigianato ed eccellenze del territorio maceratese e delle diverse regioni italiane. Torna il Festival Nazionale della Birra Agricola, giunto alla quarta edizione, organizzato dalla Confederazione Produttori Agricoli delle Marche, presieduta da Giovanni Bernardini e da quella di Macerata da Andrea Passacantando. La manifestazione, che si presenta con una serie di novità rispetto allo scorso anno, è la prima in Italia ed in Europa. L'evento viene riproposto nell'ambito della quinta festa nazionale di Copagri, Agricoltura in Festa, che quest'anno, come nei precedenti tre, ha scelto ancora una volta la città di Tolentino come sede, grazie all'impeccabile organizzazione delle precedenti edizioni. Stavolta la grande novità è la testimonial di eccezione Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice cinematografica, spesso in prima linea quando si tratta di difendere il Made in Italy. Beh, è un'iniziativa importante perché noi siamo quello che mangiamo. Oggi il vero lusso è mangiare bene. E se c'è chi si occupa della nostra salute attraverso la salvaguardia di tutto quello che comunque viene dalla natura, cercando di conservarlo naturale senza avvelenarlo con tutto quello che comunque il business ti impone a volte, allora devi dire grazie. Poi ci sono tante iniziative bellissime che stanno facendo, poi ho appena visto un'iniziativa degli asili dentro le fattorie che trovo che sia il regalo più grande che tu possa fare a un bambino. Questa location la conosceva, lei è un'abitué delle Marche. Sono un'abitué delle Marche, però questa non la conoscevo, quindi oggi scopro un'altra parte meravigliosa delle Marche. Veramente i castelli poi comunque ti fanno ritornare bambina subito, no? Pensi al castello, alle favole. Siamo cresciuti sognando di arrivare un giorno a un castello, oggi ci siamo arrivati. Cosa si può fare davvero per valorizzare il Made in Italy e tutelarlo e difenderlo? Beh, innanzitutto cercare di cominciare ad avere più fiducia nella parola italiani e italianità, perché comunque essere italiani è un qualcosa che ci distingue nel mondo ed è sinonimo comunque di benessere, di salute, di sincerità. E quindi sincerità in tutto quello che si fa, sincerità intesa come appunto la qualità e l'eccellenza. Bisogna avere coraggio e essere più pronti ad andare verso l'estero e avere anche delle leggi che tutelino di più il Made in Italy. La manifestazione racchiude all'insegna del bel vivere convegni, incontri culturali, laboratori del gusto e per i bambini momenti enogastronomici ed inoltre mostra mercato delle tipicità, spettacoli, tradizioni e tantissima birra di qualità, quella agricola, con ingredienti quindi orzo e processo di fermentazione in azienda agricola. Lo scorso anno furono 20.000 i visitatori alla manifestazione. Il presidente provinciale di Copagri, Andrea Passacantando. È un po' la nostra scommessa, noi puntiamo a questo perché pensiamo che il settore agricolo in questo momento è l'unico settore che veramente non tradisce ed è l'unico settore da cui si deve partire per poter creare un nuovo volano di sviluppo. Noi viviamo in un museo a cielo aperto, non ci rendiamo conto, siamo ricchi di eccellenze, prodotti tipici, enogastronomia, cultura, turismo, tantissime cose. E secondo me è ora anche di metterli insieme, di fare rete e di cominciare a lavorare veramente per poter creare un nuovo volano per lo sviluppo della nostra terra. Agricoltura che deve essere più consapevole delle ricchezze che ha in sé, hai detto. Sì, c'è un po' questa, rispetto ad altri territori come può essere la Toscana, l'Umbria o altre realtà, noi siamo un po' più resti, cioè diamo tante cose per scontato ma scontate non sono e quindi non ci rendiamo conto che abbiamo delle ricchezze inestimabili. Io ho dei metri di misura, ho degli ospiti nel mio agriturismo che quando vengono si incantano a vedere insomma una collina, un tramonto, no? Uno dice un tramonto, però per loro è una natura morta, è un dipinto, è un giardino, ecco, forse noi di questo non ci rendiamo conto, oppure magari di coloro che vengono da Milano, da Roma, che magari sono assuefatti da tanti ambienti così stressanti. Bene, questo secondo me è una marcia in più in questo momento da poter sfruttare per poter creare tutta una nuova economia. Vetrina per le eccellenze, ma un posto particolare per la birra agricola.
Sì, noi siamo un po' stati visionari su questa cosa. La Copari Marche, la Copari qui della nostra regione, è stata da 10 anni capace, insomma, di introdurre questa nuova trasformazione del prodotto che era il cereale. Siamo riusciti nel 2010 a far riconoscere la birra fatta dagli agricoltori, birra agricola, come un prodotto agricolo, quindi da lì è nato tutto un volano. Ad Ancona abbiamo un maltificio, sono nati quasi in tutta Italia 80 birrifici agricoli. Noi ne ritroveremo nei prossimi giorni alla Via di Fiasta circa una ventina, quindi per noi è un momento particolare. Anche qui c'è un fenomeno, uno sviluppo incredibile, c'è tanta voglia di agricoltura, noi cerchiamo in qualche modo di coltivarla. Un weekend, Andrea, da vivere in due perle, Castello dell'Arancia e la Via di Fiasta. Sì, noi anche qui abbiamo voluto mettere veramente tutte le nostre bellezze in rete, farle camminare insieme. Oggi c'è più una parte cerimoniale, quindi il Castello dell'Arancia con una location così splendida, unica, con dei personaggi anche abbastanza di livello, l'attrice Maria Grazia Cucinotti, abbiamo avuto in diretta il ministro, quindi anche questo ci fa capire che, insomma, non siamo inascoltati, quindi quando chiediamo anche altre personalità di altre categorie ci vengono dietro, significa che il programma e le cose che proponiamo sono veramente degne di essere ascoltate. Potrebbe diventare un appuntamento fisso quasi questa festa nazionale qui. Allora, noi diciamo sempre che questa è sempre l'ultima, però riusciamo ogni anno a fare un programma e magari a superare anche altre realtà più grandi di Tolentino e di Macerata. Cerchiamo, insomma, ogni anno di fare una cosa accattivante. Allora, l'anno scorso era il Castello, quest'anno abbiamo messo anche la principessa, che è l'attrice Maria Grazia Cucinotta, quindi per il prossimo anno ci stiamo pensando, ma sicuramente daremo filo da torcere, perché noi vogliamo che la festa nazionale ritorni sempre quindi nella Macerata e nel nostro territorio. Al convegno telefonicamente è intervenuto anche il ministro delle politiche agricole e forestali Maurizio Martina. Inoltre l'intervento, sempre durante il convegno, di Cinzia Gagliardi, comandante del Corpo Forestale delle Marche, e del presidente nazionale di Copagri Franco Verrascina, che ha sottolineato il grande impatto dell'agricoltura nel PIL e la necessità di sfruttare quanto più possibile l'occasione Expo 2015. Ha detto uno sforzo organizzativo immane, evidentemente vi piace un po' complicarvi la vita? Beh, ci piace soffrire, direi. No, in realtà quando si organizzano queste manifestazioni lo sforzo organizzativo è veramente grande. Noi abbiamo iniziato a lavorarci già da aprile-maggio del 2014, senza considerare poi dopo i contrattempi che abbiamo visto si sono verificati proprio all'ultimo minuto con il ministro, che per problemi richiamati dal ministero, problemi istituzionali, non è potuto venire, che però ci ha regalato comunque un intervento, se non altro telefonico. È vero che ci piace soffrire, però la soddisfazione alla fine della manifestazione è veramente grande, perché capisci che il lavoro che hai fatto comunque ha contribuito a fare una manifestazione bella all'altezza degli altri anni. Due parole sul tema del convegno: che occasione può essere l'Expo per il mondo agricolo? Beh, come ha detto il ministro, l'Expo potrebbe essere una grandissima vetrina e sicuramente una grandissima opportunità. Il problema è che ancora molte aziende, non parlo solo di aziende agricole, ma aziende produttrici in generale, vedono l'Expo come una fiera. In realtà l'Expo deve essere un'occasione per far conoscere la propria cultura, per far conoscere i propri prodotti e soprattutto per contagiare, diciamo così, altri mondi e soprattutto altri mercati che sono ben più vasti di quello che può essere quello europeo o quello italiano. Si pensi al mercato asiatico e anche all'India, ai paesi emergenti, insomma. Cosa si può fare per difendere di più e meglio il Made in Italy, mi verrebbe da dire anche il Made in Marche? Beh, sicuramente bisogna lavorare molto di più sulle norme di tracciabilità e sulle etichettature dei prodotti. Oggi purtroppo all'estero molto più della metà dei prodotti che vengono venduti come emulazione italiana, perché comunque che evocano l'Italia, in realtà non sono italiani ma sono prodotti in America piuttosto che in Cina o in altri territori. Quindi la difesa del Made in Italy e anche e soprattutto del Made in Marche parte sicuramente dalla normativa, ma anche da controlli severi per quelle aziende che spacciano per prodotti italiani quello che prodotti italiani non sono. Un'ultima battuta: cosa potranno trovare i visitatori in questo weekend? Abbiamo visto dal programma intensissimo. Un programma troppo intenso. Abbiamo dovuto fare anche il volantino più grande perché non c'era spazio per tutte le iniziative. Allora, le iniziative sono veramente tantissime, si parte dalle produzioni ovviamente, perché noi promuoviamo l'agricoltura, quindi le produzioni che possono essere una
opportunità per il mondo agricolo, penso alla canapa, penso al bambù, penso comunque alla birra agricola che poi dà il nome all'altra parte dell'iniziativa che è il Festival della Birra Agricola. Poi non mancheranno momenti di approfondimento sulla nuova politica agricola comunitaria, sulla sicurezza sul lavoro, che per l'agricoltura è particolarmente dolente, visti gli incidenti e le morti che purtroppo ci sono nel settore. Poi ci sono dei momenti ludici, momenti di assaggio, momenti di approfondimento e conoscenza dei prodotti e delle produzioni. Insomma, sono tre giorni veramente, veramente molto intensi, non solo per chi li ha organizzati, ma anche per chi li visita. Infine, Bernardino, un cenno alla proposta di legge regionale che state sostenendo per riconoscere all'agricoltore un ruolo decisivo per la custodia del territorio e delle tradizioni rurali. Beh, questa è una cosa a cui io personalmente tengo molto, perché in realtà questa proposta di legge è nata da una mia battuta fatta in terza commissione al Consiglio regionale, dove si stavano cercando di approvare delle norme di polizia rurale che multavano gli agricoltori che non ottemperavano alla buona tecnica agricola, quindi alle scolline, alla manutenzione dei fossi e così via. In realtà in quell'occasione ho detto, invece di fare e proporre una legge che difenda l'agricoltore per la tutela che dà il territorio, per il giardino che ci regala ogni giorno, noi andiamo a fare un ulteriore regolamento che lo penalizzi. Non ci stiamo. Da lì è nata una sinergia con alcuni consiglieri regionali che sono diventati sostanzialmente molti, e quindi diciamo che è un'operazione bipartisan, come si usa dire adesso, che hanno e riconoscono il ruolo dell'agricoltore, quindi con questa legge si vorrebbe proprio sancire che l'agricoltore è un custode del territorio, quindi valorizzare questa figura.